Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Horizon Zero Dawn. Allora, in questo episodio, dopo la sequela di bestemmie iniziali, ci avviamo verso Gaia Prime. E chissà cosa troveremo. Buona visione. Oh, perfetto, cosa ci aspetta adesso? E certo! Ma non vedevo l'ora! Cioè, e adesso? Credo di esserci quasi. Sì, a morire. Aloy, però, che cazzo. Wow, gli abbiamo fatto 165 di danno. Ce l'abbiamo tanto vicino? Ottimo. Sì, ma così è citaggio, io te lo dico. Dov'è? Ma guarda, non avevo dubbi. Mamma mia. Ma mi ci mancava. Che cazzo però. Spero che quella fosse la tua guardia più grossa. Mamma mia. Ah, mamma mia, mai più. Mamma mia, che bobine. Piglia tutto. Ok, ma barca Eva, ragazzi, quante bestemmie. Aloy, non siamo messi male di più. Ora mi domando cosa ci sarà ancora ad aspettarci, perché ok, dove siamo? Sì, Aloy, non è una genialata venire qua così in quelle condizioni. Ha fatto questo. Ha distrutto l'interno della montagna come un uovo. Che troia, che botta. Sì, sì. Presto ora. Ti ho preparato la strada da seguire. Grazie, Silence. Senza di te proprio... Sei stato qui. Più o meno. Lo vedrai. Sarà stato chissà quante volte. Ah, oh, alleluia. Ce l'abbiamo fatta? Quanto pare. Sì, diciamo che sarebbe stato un bel volo, Aloy. Sì. Ok, andiamo dentro che almeno siamo forse più sicuri. Forse, eh. Questo è proprio il genere di posto in cui mi sarei aspettata di trovarti, Silence. Classico. Grazie. È solo una delle molte officine che ho costruito negli anni. Per anni ho tentato di aprire questa porta. L'ho colpita. Bruciata, fatta esplodere. Ma sappiamo entrambi che tu riuscirai a entrare. Lo dici come se dovessi scusarmi. Niente affatto. Non ho mai pensato che per entrare servisse la forza, ma solo una chiave. Una chiave in forma umana. La mancanza di immaginazione è stata mia, non tua. Sembra che tu abbia passato molto tempo qui. 19 anni fa, una grossa esplosione distrusse questa montagna. Gaia morì. Tu nascesti. Il fragore si sentì fino alla conquista. La cenere oscurò il cielo. E che frenesia a Meridiana per interpretare questo segno. Il cratere bruciò per settimane e quando si spense, fui tra i primi a scoprire cosa c'era dentro. Col tempo, le macchine si unirono per proteggerlo. Utile. Presto nessuno osò più avvicinarsi. Eccetto me. Nel suo messaggio, Gaia disse che potevamo ripristinarla. Ma dopo quel danno, com'era possibile? Lei disse che bisognava ripararla solamente dopo aver distrutto Ade. Concordo. Se ricostruissimo il sistema di terraformazione, Ade potrebbe usarlo come arma. A causa del sacrificio di Gaia è stato costretto a cercare metodi meno... convenienti. Ma credi che sia davvero possibile ripristinare Gaia? Sai di che cosa sono capaci i calderoni? Come fabbricano la tecnologia necessaria per creare una macchina. Allo stesso modo, dovrebbe essere possibile replicare la tecnologia necessaria per riparare Gaia. Ma ci vorrebbero anni, e per noi il tempo è ormai agli sgoccioli. Pensavo che potessi essere qui questa volta, ma veramente qui. Perché? La mia presenza non è necessaria.
Non ti servo io per attraversare quella porta. Sei tu quella nata per farlo, non io. Adesso è meglio che vada. Sì. Quando troverai l'override principale, avrai il potere per sconfiggere Ade. Tutto dipende da te. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Ok. Salve, dottoressa Sobek. Grazie. Sì, siamo arrivati. Salve, buongiorno. Ok, dove e perché soprattutto? Ok. Andiamo avanti, vediamo un po' cosa ci aspetta. Le semmie quante? 8 tonnellate proprio. 8 tonnellate. Non sono poi così tanto convinto che sia ancora sicuro questo posto. Ok, caliamoci. Dove andremo non lo so. A sto punto. Ok, dove siamo? Fammi vedere cose, gioco. Non pensare, agisci e basta. Sì, certo. Cioè, cosa devo fare lì io? Gioco! Avrei saputo trovare parole migliori. Certo. Tanto sono io quello che rischia il culo qua, quindi, Ok, ce l'abbiamo fatta, al terzo tentativo. Mi mettono anche le trappole. Per fortuna è fatto. Un nuovo proiettore, ok. Esaminiamo, vediamo cosa dice. Sono Charles Ronson. Sta registrando 6 ore dopo l'ultima operazione di Gaia Prime. Stamattina uno dei portelloni di accesso non ha funzionato. Perfetto. I portelloni di Gaia Prime sono progettati con uno spiraglio inferiore ai 2 mm. Ma questo si è chiuso con uno spiraglio di 10. Ottimo. Abbastanza da fare uscire una traccia energetica. Abbastanza da permettere allo sciame di trovarci. Abbastanza perché Gaia venisse scoperta e distrutta. Abbastanza perché il futuro per cui abbiamo lavorato duramente svanisse. Ottimo. A meno che il servomeccanismo non venisse riattivato dall'esterno. Adesso passo a una registrazione dell'evento. Io non esco neanche per sogno. Non ho firmato per questo. Se qualcuno non va là fuori, sarà stato solo uno sforzo inutile. Dovrebbe decidere Liz. Beh, quanto ci mette ad arrivare qui? Ha detto 5 minuti. Non penserete che... Oh no. Ok, gente. Ho riparato la falla. Gaia. Spiraglio a 1,4 mm confermato. Elizabeth, no. Troveremo un modo per riportarti qui. Non è più possibile, lo sciame è troppo vicino. Davvero, va tutto bene. Gaia è completa. Si prenderà lei cura di tutto, d'ora in poi. Ma non così. Ci sono tante cose che... Ehi, mi conoscete. Non sono brava coi finali. Ad attendere la fine, quindi... Evitiamo. Ok. Stammi bene, Lisa. E... Ci vediamo. Già. Abbiate cura di voi. Liz. Sto bene, davvero. Voglio andare a casa. Ciao. Questa era l'ultima trasmissione di Elizabeth Sobek. Ha dato tutto per la speranza di vita su questo pianeta. E siamo tutti in debito con lei. Si è sacrificata per tutti. Mamma mia. Aloy. Se n'è andata. Per sempre. Sapevi che non poteva essere viva Aloy. E i suoi risultati sono stati eccezionali. Mentre la sua gente vacillava, è stata lei ad assumersi la responsabilità. Solo lei poteva. Perché era la migliore. Non è quello che intendevo. Ma è così. Non dovresti temere di ammetterlo. Perché non smetti un attimo di fare il cinico e non provi a sentire qualcosa? Si è sacrificata per i suoi amici, per il futuro, per la vita sulla Terra.
Davvero non ti fa pensare a nulla. Alla sua generosità. Cerchi di infondere la sua scelta con qualcosa di magico. È stata una scelta razionale, non basata sui sentimenti. No, ti sbagli. Ricorda, sapeva che Gaia non doveva solo pensare. Lei le insegnò i sentimenti. L'attenzione, il sacrificio, la fiducia nella vita, per combattere la disperazione. Se non fosse per il sentimentalismo, la vita sarebbe finita. Tu e io non saremmo mai esistiti. È un'argomentazione valida. Mi spiace per la tua perdita. Disse di voler andare a casa. Forse... Cosa? Niente. È ora di andare. Ok, partite di nuovo la cutscene. Vediamo cosa ci offre la ditta stavolta. Ok, per ora fermiamoci qua. Mamma mia, che storia. Non voglio immaginare cosa andremo poi ancora a scoprire, perché non è ancora finita qui. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' il cazzo che volete, tanto ormai lo sapete, e noi se vorrete ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!